Bentornati nella serie in cui andiamo a fare una speedrun in tutta l'Italia. Questo è l'ultimo episodio nel quale appunto andremo ad affrontare tutto il sud e le isole Sicilia e Sardegna per poi avere il loadout per ammazzare il drago di Minecraft. Sono sempre in compagnia del mio amico Nico che un pochettino mi odia, però un pochettino solo perché registriamo tantissimo questi video, però ci divertiamo e ci acculturiamo. Nico, dobbiamo andare... Una spadata laser è giusta. Allora, dobbiamo andare nel Molise, ok? E tu sai il Molise che cos'ha di speciale? Non dire che non esiste, per favore, non dirlo mai. No, lo penserò soltanto, ok? Va bene. C'è una delle paste più importanti del mondo, la molisana, che è buonissima. Per tutti gli amici del Molise sappiate che è la pasta che prendo sempre, mi piace un sacco. Molto però buona, mi piace anche a me, però cosa c'è dentro? Prendo anche la voiello, la voiello, la garofa, cioè ne mangio tante di paste, però sì, la sì, molisana. Sì, ma cosa c'è dentro questa famosa molisana? La pasta. Ah, è proprio un tipo di pasta? No, la molisana è la marca della pasta. Ah, pensavo fosse un sugo. No, è una marca di pasta che viene venduta nel mondo. Era quella che volevo prendere a New York. Solo che mi avete detto, no Marci, non puoi spendere tutti quei soldi. E costava tanto. Allora, siamo arrivati. Io sono arrivato. Ok, vediamo un po' cosa c'è scritto qua. Wow, benvenuti in Molise. Trova 10 tartufi nella foresta. Attento, sono ben nascosti. Ma questo nascosti. È un tartufo? Vediamo. Questo è un tartufo, sì. Allora, devi sapere una cosa. Vediamo. Sì, funziona. Allora, devi sapere una cosa, che in teoria i tartufi tutti pensano che si trovano in altre parti dell'Italia. Ma qua ce ne sono tipo 5. Ho già visto. Ah, tu prendili. Ok, però il ragazzo Sara mi diceva che praticamente adesso la quantità di tartufi che si trovano in Molise è diventata quasi il 50% di tutta l'Italia. Quindi che figata, vedi? Ma perché infatti so che ultimamente è proprio raro. Ok. E ce n'è pochissimo, infatti si è alzato. Ah, non credo. Si è alzato, stavi dicendo. Terra di solito. Vabbè. Fa niente, noi l'abbiamo trovato. Si è alzato un sacco il prezzo perché sono diventati rarissimi. È vero. Però ammetto che a me non piacciono, so che sono strano. Ti piace il tartufo? Mi dà fastidio l'odore, il sapore. Vabbè, ci sta. Che non mi piaccia però. Bene, abbiamo cos'è che abbiamo avuto? Abbiamo citato una sfida premio, con una piuma. Sì, premio. Un parkour gadget molto comodo. Ma scherzi. Ma bro, quindi questo si può usare nel parkour. Pazzo. Ha detto lui, eh? Vuol dire che il prossimo parkour, Nico, in campagna cittare, il Vesuvio detto. Non mi dire. No, ti prego, dimmi che dobbiamo fare il parkour nel Vesuvio. Ti supplico. È un po' pericoloso. Per favore ragazzo, dimmi che hai fatto questa cosa. Ti supplico. Intanto ragazzi, chiaramente, se avete voglia, iscrivetevi al canale. Sai, Nico, ti ricordi la gag che io avevo strato io in tutta Italia? Quindi voglio essere proclamatore di questa cosa. Io dicevo sempre: iscrivetevi perché non siete iscritti. Sono stato il primo a dirlo nel 2018. Qualcosa, però inizia a far tutti. È vero! La gente guarda i video, ma non è iscritta perché si ritrova in home page. Quindi iscrivetevi al canale. Io guardo un botto di canali, poi mi rendo conto di non essere iscritto. Cioè, io tipo quello delle intelligenze artificiali che crea video di Harry Potter. No, beh, quelli sono cose che sono appaio. Però io, tipo, seguo un ragazzo che fa moto, ok? Che si chiama Luca Salvadori. Ciao Luca, sei un grande. E io mi sono reso conto ieri che diceva: iscrivetevi se non siete iscritti. Io non ero iscritto. E quindi vabbè. Comunque siamo sul... Non è vero. Non... C'è un parkour. No, non sono... Stai attento a non finire nella lava. Però sembra facile, dai. Ma è lunghissimo, non ci sono checkpoint. Allora, Vesuvio, fai il parkour. Stai attento a non finire nella lava. Molto bene. Sembra facile, eh. Ricordiamoci questa cheat. Ecco, appunto. In Europa è uno dei pochi vulcani attivi. È ancora attivo il Vesuvio? Cioè, è considerato ancora attivo. Porca miseria. Allora, toglietele lì, te l'ho già tolto. E Marci, che città? No, le sto usando per tornare allo spawn, campione. No, ma tanto muori e rinasci sopra, tranqui. Ah, hai capito te. E poi, allora, io non vorrei dire, ma secondo me... Elytra schifosi. Sì, dice. È un pezzo che si fa soltanto con il con la piuma che c'è stato prima. Per forza. O forse sto citando, non lo so. Tipo questo salto è da far con la piuma? Io ce l'ho. Non era carica. Ma non ho capito quella che devi fare così. E alla fine di questo rettilineo c'è un salto impossibile. Ok. Non so dove tu sia. L'hai fatto con la piuma? Sì. Ah. Ma io l'ho tagliato proprio quello lì. Sono andato qua. Ok. Questo è difficile pure. E madama. No, non era carico. Porca paletta. È successo la stessa identica paletta cosa. Paletta infame, eh. Per te solo il buono il salame. Qual è il tuo salume preferito? La... Come si chiama? La mortadella. Aspetta, immagino. No, cioè è molto buona. Però la bresaola. Anche a me. Sì, anche a me. O la bresaola o il prosciutto. Camisiano il prosciutto. Sì, ma no. Ma vai a fare in cuore. Pagliaccio. No, sono entrato nel vulcano. Ah, santo cielo. Dai, ce la possiamo fare, Nico. Lì conviene comunque usare la piuma, eh. One year later. Tanto ora lo fai, sbagli e poi ti tipi da me. Non male. Non male, ragazzo. Oddio, questo se lo faccio con la piuma.
Ma da Marci! Completa! Il porco! Devi finirlo anche te, se no non va. Dai, veloce. No, non sei caduto. Cara Nico, ti do un consiglio. Aspetta, respona. Respona, per favore. Ah, dici di fare direttamente. Hai ragione. È una buona idea. Guarda, se tu praticamente parti da lì, no? Guarda. È un attimo che sono nel Vesuvio. Sei nel Vesuvio, ok? Vai. Eccoci qua. Guarda, bravissimo. Secondo me hai messo le barriere. Is this ci... Scarica la piuma. Vabbè, ma non è possibile. Ma se sei morto... No! No, eh! Non è vero. Perché sono morto io? Non so. Ah, ok, sono tornato. Dai, ce la puoi fare, bro. Ma non va la piuma! C'è qualcosa che non va, eh? Ah, zio Pera! Ok, ci siamo. Bene, avete completato la campagna. E il regalino? C'è niente regalo in campagna. Io volevo la pizza a portafoglio. Basta, vado a Bari adesso. Io voglio tornare a Napoli a mangiare la pizza, possibile? Dobbiamo andare a Bari? Raga, la Puglia è la mia regione preferita dell'Italia, sappiatelo. Scusatemi, amici. No, sono ancora vivo. Scusate, amici campani, però la Puglia è la mia regione preferita. Bari mi ha stregato come città. Cioè, non sto scherzando. Mi aspettavo tutt'altro e sono stato a fare il tour del libro. Mi è piaciuta tantissimo, veramente. 200 blocchi per Beri. Siamo al porto di Beri. Però ammetto una cosa, che secondo me Lecce ha qualcosa in più di Bari. Scusatemi, amici baresi. Mi dispiace che non siete andati in Serie A. E niente, porto di Beri. Pesca questi minerali custom per craftare il pumo. Cos'è il pumo? Cos'è il pumo? Ma che è il pumo? Scusami. Ce lo dirà ragazzo server ora. Ma chi è il pumo? Qua ci sono dei libri. Ma chi è il pumo? Lack of the sea. Lure. Il pumo è il bocciolo di fiore, simbolo di nuova vita. Un oggetto beneaugurante che augura prosperità, fecondità e felicità. Grazie, vedi, comunque gente. Il ragazzo serve. È un augurio per noi, dici? Sì, cioè lui ci vuole bene comunque. Sì, però no, la canna da pesca. Ma l'enchanting table, l'anvil, tutte quelle cose lì? No, non c'è né canna da pesca, né enchanting table. Ma aspetta, forse non ho le stringhe. Bisogna craftare. Grazie, tu sei malato, sei. Ma dove sono le stringhe? Ma le stringhe dove le troviamo, ragazzo server? Scusa. Tranne in questi barili. No, non me lo devi dire. No, cioè, mi sentirà, infatti. È più di running caverna. No, vabbè, abbiamo il piccone che sfonda tutto. Dai, vieni così. Okay. Non trovo caverna. Oh, caverna. Oh, capperi. Oh, io ho trovato uno zoo. Io ho un ragno. Sento il ragno? Ragno? Ma dov'è il ragno? Non lo sento. Ma io non vedo ragni. Oh, questo è uno scheletro. Ciao bro. Tutto bene? Fai molti tunnel, così spawnano anche nei tunnel magari. Oh, diamante. Ehi, tunnel, paura non ne hanno. Ma dovrebbe esserci anche tipo un mineshaft magari, che dici? Mineshaft. Vorrei un mineshaft. Ma qua c'è una mega miniera, ma è vuta. Io non sto trovando letteralmente niente di puzzo. Io una stringa ce l'ho. Io sono contro il ragazzo server in questo momento comunque. Perché? Perché ci ha turlupinati. Perché non ti ha dato la canna da pesca. Cioè, ma tu ti rendi conto che devo craft... Cioè, mi fa perdere tempo per fare una canna... Ciao, Brady! Eccolo qua, uno. Ok, quante me ne ha date di stringhe? Mi ha dato... Io ne ho due. Ne ho due stringhe. Però dobbiamo... E due ti bastano. Dobbiamo fare anche l'anvil. Ho 19 pezzi di ferro attualmente. Io il ferro ce l'ho nella mia... non è vero. Ma perché non ho nulla in standard chest? Spacchi un bot, veramente. Spacchi necessariamente tanto. Ferro. Ciao, ferro. Bella per il ferro. Quanto ne hai? Lo uniamo? Io ne ho 30 pezzi. Allora ti basta, ne ho vai. Di più. Sì. Allora, slash kill. E allora fai una cosa, metti giù la crafting table. Quella per ce favore. L'ho. Cioè, ho il legno, aspetta. Ma perché c'ho il quarzo io? Io sono... Puoi non buttarmi le cose addosso? Hai il legno? Per parte gli stick? No. Te l'ho droppato. Perché stai volando? Ho cliccato per sbaglio. Ho la canna da pesca. Bene. Bella raga! Si vola! Ma fai tu la cosa? No, ce l'hai soltanto tu. Ok, faccio io allora. Il tartufo dici che ci serve, lo posso buttare. No, buttalo, chi se ne frega. Tu hai già buttato tutto, immagino. Io sì, io manco ce l'ho. Allora, ti tocca quando è iniziato il video. Che butti roba. Anvils, Lack of the Sea 3. Perfetto, andiamo. Ma al porto di Bailey. Ah no, l'ure non ce l'ho io. Non hai preso tutti i libri, ce n'erano due in ogni lato. Vabbè, però sta cosa a me sta veramente turbando. Dai su. Con che probabilità ci sarà il pescare questi oggetti? Ho trovato il amber. Ma infatti non lo metto l'ure io. Cos'è? Ma ho trovato un... Sono confuso. Puoi guardare questa cosa che ho trovato? È quello, come si chiama? Il turquoise è il turchese. Ho trovato un altro. Tanzanite ho trovato io. Fammi buttare questo. Ma io butto anche la pozione di speed. Ma chi se ne frega? Bro. Ma il turchese serve? Eh sì, penso che il turquoise serva. Tu quanti ne hai quindi? Ne hai due, giusto? Ne ho solo Ma guarda che a te salgono tutti in fretta. Ma perché a me no? È l'ure. Oh, ho trovato lo zircone. Che lo zircone
zircone, se non lo sapete, è un materiale che viene utilizzato per fare dei gioielli stile diamanti, però poco cari. Ho trovato l'alexandrite. Salutiamo anche la mia ragazza, ciao. Cioè, la mia ragazza è diventata una pietra adesso. Ma io non capisco queste cose, comunque. Cioè, non lo so. Io non lo so veramente, ragazzo, cosa pensa. E ti puoi andare da un'altra parte? Ma cosa cambia? Ti cambia qualcosa se pesco a fianco a te? Ho trovato il turquoise. Ho trovato il turquoise, Ho il turquoise anch'io. Ne ho trovato un altro. Allora, io ho un ember. Ma che nomi hanno? Turmalin, turquoise, alexandrite. Tu spacchi, bro. Cioè, io tutti diversi ho trovati per adesso, bro. Cioè, cos'è bro, che ci serve, tra l'altro? Non abbiamo guardato. Bro, tutti diversi. Sì, ma stiamo pescando, ma non sappiamo cosa ci serve. No, ne ho due di tanzanite, raga. Sì, OP. Ce ne servono 9 diversi, quindi prendiamo 9 diversi. Ah, sono tutti diversi. Oh mio Dio. Sì, mi sembravano 9 diversi. Cioè, messo anche a me. Magari il ragazzo sale ci può dire, ma mi sembravano 9 diversi a me. The next day. Mettiamole tutte qua dentro così. Mamma mia, il pumo. Ma il pumo so cos'è. Ma che scemo che sono. l'ho comprato un sacco di volte il pumo. Il pumo è il simbolo di nuova vita. Bau! Oh, ma mi spawnano i cani. Ciao, hanno cani. Hanno i colori verdi e gialli. È proprio un tanebello. Va bene, andiamo oltre che abbiamo un botto di roba da fare. Ora dobbiamo andare nella Basilicata, a Matera. Una delle città più belle del mondo. Tu sei mai stata a Matera? Io purtroppo no. Neanche io. La città dei sassi. No, la città dei... Pietro Sassi si chiamano. Sassi, sassi di Matera. Sassi di Matera. Ma cos'è sta roba? Ma che è? Matera, costruisci una casa a tema sassi pietra. Questo è il tuo compito. Questo è veramente cattivo da parte sua. Allora, cerchiamo. Matera. Con il nome Sassi di Matera si intendono due grandi quartieri della città vecchia. Questi sono scavati interamente nella roccia. Ah, è tutto pietra proprio. Dovete costruire una casa in pietra. Nella cesta avete tutti i blocchi che vi servono. Il regalo per voi fly per 5 minuti. Che figo. Ok. Ma io conto di farla. Diamoci 2 minuti per farla, perché sennò poi viene troppo lungo. Okay. Vuoi una base dalla quale partire? No, guarda, ti faccio vedere. Ti curo, perché guarda, se fai una cosa così, secondo me parti da una cosa interessante. No, togli sta roba. Non ti piace? Togli sta roba. Ma non si può averla creativa, vero, per sto coso? 2, 3. Era più facile quella creativa. Io non farlo. So come aiutarti. Non allora, so fare. Tu fai il quadrato adesso. 3. Non so partire, ma non è quadrata. 4 e 4, ok. Ora vai dietro di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, vai, chiudi. Io ti copio. Così? Ok. Sì, deve essere una la casa facciata dietro la vuoi uguale a quella davanti? No, lì è l'ingresso. Tu chiudi, intanto io vado a mettere i dettagli. Ok. Vabbè, capito, farò un quadrato. Senti, stai un po' scassando le... Aspetta che ho la distanza in mezzo. Oh, ok, si è tolto. Allora, aspetta, però unisci, metti un po' questi qua in mezzo. Cos'è? E c'è un problema. Cosa? È che se io scavo un blocco ora succede questo. Usa l'altro piccone. Non ho un altro piccone. Te l'ho dato io. Vabbè, non importa, lo facciamo un po' creativo. No. Beh, potresti fare con la creativa proprio. Ma io non so fare le case di pietra. Non con la creativa, con il col comando. Metti prima tutta la stone e poi la cambi. Mm-hmm. Fai tipo un misto. Tanto penso che la cosa serve vada bene questo. Molto bene. Ok. È che io non so come gestire una cosa. Cioè, è difficile fare una casa full di pietra. Cioè. Non abbiamo neanche arredamento, quindi è soltanto esterno. Sì. Come dovrei farla sta roba? Ho sbagliato. Abbiamo fatto un cubo di pietra. È bellissimo. Bisogna infatti usare i dettagli adesso. Così. Ma sopra come lo vuoi fare il tetto? Tipo così? Che sale? Okay. No, come l'ho fatto io il tetto. Piatto? Che può fare? Posso avere il mio piccone, per favore? Certamente, tanto sono in creativa. Tieni quasi, qui. Sto guardando adesso, sono tutti piatti quasi, quindi... Ma neanche una cosa tipo così... Vabbè, io lo faccio, poi tanto non importa. Ah, in realtà secondo me vi avverrà un bel lavoretto, Non demordere. Guarda che figo questa roba. Ok, adesso qui bisogna fare tutto il giro. Nico, cosa sta succedendo? No, sto cercando di vedere qual è il pattern più bello. Puoi mettere quelle percentuali. Lo sto già facendo, però vedi che... C'è anche un nuovo comando, abbiamo scoperto con Zanna. In realtà l'ha scoperto Zanna. Se volete lo dice in MSG, ok? Qui sopra sono apparsi degli arredamenti comunque. Dove? Sopra il tetto. Non sono stato io. Mettili, usali. Io intanto continuo a costruire questa casetta. Qui facciamo che è tipo di 1, 2, 3. E qua facciamo staccato di 1, 1, 2, 3. E qui facciamo così, giusto? No, era uno più in alto. Mannaggia, che figo che è. Ma è bellissimo, mi sta piacendo un sacco sta casa. Sto aggiungendo cose a caso, spero ti piacciono. Ma l'hai fatta sbagliata. Non è dispari al centro. Ma l'hai fatto tu il muro. 4. Ma ti ho detto di fare 4. Hai contato 5, tu 6, hai detto 7, fai il muro, chiudi. È 10. Che schifo. Ma che schifo il tetto non sopra. È orribile il tetto sopra. C'è poco tempo. Togli quel tetto che è una ormai porcheria. Rimarrà lì per mamma sempre. Mamma mia, che schifo. Ma come si fa a lavorare con una allora, persona ragazzo, che non è capace di buildare? Fare una cosa. Non hai detto che poi sì, la valuterà. Sì, ma tu non sai buildare. Porca miseria. Questo è un altro discorso. Non importa. Ma eri bravo una volta. Ma cosa me ne frega di fare un tetto? Va benissimo così. Posso avere delle. Cosa
stai decorando. Posso avere delle Android, per favore, grazie. Sì, sì, no, ma me ne servono due, non è che ha detto di un botto. Se mettiamo qui, ok, sono tipo così, ci sta. Guarda che carino, cioè comunque riusciamo sempre a fare qualcosa di bello anche con... Guarda che è bella sta casa, è bella bella. Mamma mia che bello, ok. Bene. Vabbè, al suo perché. Io direi che abbiamo finito. Secondo me è carina, che dice ragazzo server? No, cosa mi sta succedendo, ok. Asso P. Premi un sasso P. Ok, vediamo cosa fa questo sasso. L'ho usato e è sparito. C'è scritto, puoi lanciare questo sasso, danneggerai e mobilizzerai mob vicino ad esso. Ma poi te lo ridà? E lì hai dei mob da cui provarlo. Oh. Ma poi me lo ridà il sasso? Oh, figo. Bene, andiamo nella prossima regione, che è esattamente, penso, la Calabria. Parco di la Sila. La Sila, sai che cos'è, tu? Il Silos, sì, dove sta il grano. No, la Sila, cos'è la Sila? Non lo so. Dove sei finito? Ma io parlo con gente che non sa neanche un po' di geografia, cioè veramente. Io non lo so. Ci siamo quasi, bro! 160 blocchi, 110 blocchi e andiamo giù. Parco della Sila, trovi i peperoncini nascosti nel parco. Beh, perché i calabresi, dici, mangiano un sacco di peperoncini. Come sono fatti i peperoncini? Piccanti. Piccola curiosità, il simbolo del parco è il lupo. Circa l'80% del parco è costituito da terreno boschivo. Che figata. Non mi dire che questi sono i peperoncini, perché sennò veramente... Ma questi sono sweet berries. Hai trovato uno? No, sweet berries. Come sono fatto? Ah, qua c'è una chest. Ah, sono dentro chest. Come dentro i chest? Eh sì, ne ho trovato uno. Ah, perché tu dici che le lasciano lì, belle nascoste. Beh, che sai che perché... Non credo crescano così in realtà nella vita reale, però... No, infatti i peperoncini non crescono così. Però, chiaramente, sarebbe carino, interessante, magari già trovarne uno. Ok, trovato. Bello! Cosa fa? Puoi consumarlo per ricevere effetti positivi. Che figata! Non mangiarlo adesso. No, no, non lo... Dobbiamo trovarne, sono tanti, oh. 20 sono tanti, effettivamente risultano parecchi anche per il mio io. Ti ricordi, essere o non essere? Sì, va bene. Spacca le ceste che trovi, che sennò impazziamo. Perché? Perché poi le troviamo e diciamo, oh, ne ho trovato uno. Ah, no. Porca puzzola, c'era ragione. Beh, queste tre ormai le ho aperte, penso. Ho consumato un peperoncino per sbaglio. Ci ho cliccato su. Basta che non lo togli dal conto. Quanti ne hai tu? 3. Io 2. Sì, l'ha tolto dal conto. Sai avere un peperoncino extra? L'ho fatto per sbaglio. Cioè, ho cliccato per sbaglio. Non è... Oh, è apparso un peperoncino da ragazzo server invisibile. Molto interessante questa cosa. Simpa, il ragazzo server comunque è sempre simpatico. Penso che qui però siamo troppo oltre, quindi devo tornare nella selvaggia boschività. Volevo dire boschività, non mi veniva. No, mi ero un attimo spento. Allora, un altro. Io ne ho già tanti, è 4. 5. Tu ne hai 4. Io ne ho 5. Ok, 5 a 5. 5 a 5. Cestolina. E siamo a 12. No, era vuota. Forse l'ho dimenticata. L'hai dimenticata tu, forse? Tu l'hai dimenticata. Io ho un accetto di diamante. Le sto spaccando tutte. Tu l'hai dimenticata perché io da questa parte non c'ero andato. Non okay. È vero, anch'io ne ho trovata ma una. Ma perché volano questi cavolo di alberi? C'è degli alberi perché... che volano. Ma un botto di alberi che volano. La Sila è strana, La Sila è veramente strana. Io, calabresi, cioè. Oh, io ne ho 8. Sei un po' underprestante. Però non ne trovo manco uno. 5, ancora 5 sto. Lo vedo dal counter. Ma perché probabilmente sto girando dove sei andato tu, perché ti sto seguendo realmente. Ecco qua. Io le spacco le ceste. Trovo una cesta. Io ho perso lo star. Ah, un'altra cesta. Sono a 10. Il mio l'ho fatto, basta. Io sono a 8. Otto. Ecco qua, 10. Otto. Oh, anche 9. Cioè, 11, scusa, non... A posto. Oh, vai. C'ho l'ultima, io sono anch'io. Troppo morto. Okay. Dai, l'ho trovato prima io però, Avete completato la Calabria. Puoi consumare i peperoncini per dei boost. Grazie mille. Che tu li hai già mangiati? Ha tipo dato un botto di velocità, quelle cose lì. Ok. Allora, buttiamo via un po' di legno. Abbiamo un sacco di roba dell'inventario. Ok, regioni italiane. Vamos con la Sicilia. Isole e Eolie. Che figata. Andiamo. 250 e stiamo intravedendo il mare. Quindi ora vedremo delle isolette, che sono le isole Eolie. Eolie. Cioè proprio non Eolie. Eolie. Proprio come... Ma perché continua a girare? Ah, ero già a posto. Ero già nelle isolette. Molto bene. Non c'è tipo un bel parkour? Trova nelle varie isole 4 di ossidiana incantata, 12 di ferro incantato, 2 stick di diamante. Oh, madonna, non mi ricordo nulla. Qua c'è qualcosa. Vediamo come sono fatte. Ossidiana incantata. Vediamo. È proprio semplice, semplice. Ah, ok. Però questa prendo io. Ah, pacca le chest, per favore. Grazie. Va bene. Sto per prendere questa qua davanti. Sto morendo, anzi. Cioè, capito. Ma capito. Cos'è che ho trovato io invece? Hai trovato un
Ferro. Ah sì, Ferro incantato con Infinity. Oh, lì ce ne sono altre. Dice, ah, l'hai presa te la chest? Vabbè, mi divido, vado in un'altra isola a sto punto, se no siamo nella stessa. Piccola curiosità, sono ininterrottamente abitate dal sesto millennio avanti Cristo. L'agricoltura è alla base dell'economia delle isole. Il cinema ha dato lo slancio al turismo delle isole Olie. Che figata, sta cosa non la sapevo del cinema. In tutto ciò mi sono perso, non guardavo per leggere, non so cosa ho preso. Vabbè, basta che prendi. Hai trovato un'ossidiana. Una chest vuota era. No, era un'ossidiana, hai trovato. No, era vuota la chest. Vabbè, allora non l'hai trovata. Dove l'hai vista che era un'ossidiana, scusa? E boh, è aumentato di uno il counter. Ma io non ce l'ho nell'inventario. Ma non è che spacca. Scusa un attimo. Ah, no, ce l'ho io due. Ma sono vuote queste ceste. Ah, allora non lo so io. Vabbè, vado nell'altra isola ancora. Cioè, io boh, veramente. Sono amareggiato da sta situazione. Ma l'hai spaccata almeno quelle vuote? No. Vabbè. Ma io so, io tre ceste vuote ho trovato. Ho trovato un bastoncino di diamante. Ma io tre ceste vuote, ma ti pare normale come cosa? Ma questa isola non c'ha nulla. Ma io boh. Ma comunque, guarda che io sono sull'isola che tu hai lootato e c'è roba. Ho trovato il bastone di diamante e adesso cerco altro. Ho trovato esattamente due pezzi di ossidiana. Molto bene. Molto molto bene. Ma sicuro c'è qualcosa, dai. Ok, vediamo se... altra cesta. Vediamo chi c'è qui dentro. Altro ossidiana. Quanto ossidiana abbiamo? Siamo a posto. 5 su 4. 5 su 4. Bene, io ne ho 3. 6 su 4, io ne ho 6. Ferro incantato ne ho solo uno. Quindi in questa isola c'è qualcos'altro, ragazzi. Ma Marci, tu stai abbandonando un sacco di ceste. No, io ho proprio lasciato stare quell'isola. Sono andato nell'altra, nell'ultimo. Ma perché? No, perché... perché... carina. Mi manca il diamante e il ferro. Sto volando. Mi sono svegliato, Superman. Oh, stick in diamante. Un'ossidiana e un ferro. Molto... tre ferri. Tre ferri da finish. 1 hour later. Trovato. Avete compreso. Hai ricevuto un'arma in netherite OP che io non ho. Mi è caduta, tipo. Vorrei comunque chiedere gentilmente alla ragazza se è possibile avere l'armatura. Ok, ma no, mi sta arrivando. Mi sta arrivando. Volevo ringraziarlo per questa possibilità. Per me è davvero molto importante aver avuto la possibilità di ricevere le mie cose. Quindi ti ringrazio, ragazzo server. In tutto ciò abbiamo l'ultima regione, la Sardegna. Si può dire, ragazzi, la cosa della Sardegna? No, come 8000 blocchi? Una ruga di Barumini. Crafta la spada di ossidiana. Crafting adesso. Usala per attivare il portale al centro della nuraghe e battere il drago. Che figa. Ah, io posso farlo da solo, tu? Anch'io penso di poter. Sì. No, mi manca un po' di ferro, se puoi. Oh, puttana. Erano usati per proteggere e difendere il territorio circostante. Sono presenti più di 7000 nuraghi in Sardegna. Che figo. Posso avere il ferro? Oddio, ma un arco fighissimo. È un arco fighissimo? Non ho capito se è un arco fighissimo. Ho un arco davvero bello, guarda. Che figo! Oh! Wow! Vediamo quanto danno fa. Dai, mi hai spento col torte. Scusa. Che cavolo è il portale? Non ho capito. Massimo, è un piccone. Ecco, l'ho trovato. Ma come l'hai trovato? Forse non era consentito fare questa cosa, ma ho sfondato un muro. Oddio! Clicca sui frame. Clicca. A me non va. Tasto destro. A me va. Vabbè, li piazzo io, va bene. Ah, no, aspetta, devo utilizzare la spada di ossidiana, sono stupido. Che figo. Oh, sotto! È sotto! Non è sopra, è sotto! Ciao. Abbiamo finito la Sicilia. Che figo. Ci siamo! Io mi mangio tutto, mi mangio... Ho sfondato tutto io. Allora, mangiamo tutte le cose possibili. Mangio il pumo. No, cavolo, mi è caduto... Il pumo non si mangia. Mi è caduto un cane dall'alto. Aspetta, voglio immobilizzare il coso. Ce la facciamo? Secondo me non si facciamolo può fare, provaci. No, facciamolo scendere, ok? Devo... questo. Sì, vabbè, adesso pure i blades, Guarda, i blades ci sono. Il drago è un po' forte, Cioè, forte. Ok, ho spaccato tutti i crystals. Okay. Manca solo l'end dragon. Ok, facciamolo scendere, vediamo di utilizzare questo coso qui. Questo sasso o pizza. Ma se gli vai in... tipo addosso non funziona? Prova a utilizzarlo addosso, vai. Bang. Oh, sta cadendo, sta scendendo, sta scendendo. Sta scendendo. Ok, ributtiamo il coso lì al centro. Questi blaze che hanno un po' rotto le bolle. Lo si fatto immobilizzare. Oddio. Ok, vado. Lo butto. L'ho buttato. Si è immobilizzato. Oddio! Vai veloce. Vai. Non si può beccare. Ah, è perché accumula il danno. Quando finisce si defrizza. Ma c'è sto tizio lì da fastidio. È morto, mi sa, Marco. Vai, muori. Ma dici che si riprende? L'abbiamo ucciso! È stata dura, ma ce l'avete fatta. In realtà è stato facile il drago, ma è stato duro il re. Il drago è... Ma dici che si riprende? No, secondo me... Ah, avete fatto! Basta! Grazie ragazzi, grazie a tutti di averci seguito. Ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere se queste serie di speedrun vi piacciono, che ve le riportiamo. Da Marcio è tutto, ciao!